Ciao Bird Family, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono da sola, ho tutto lo spazio per me, aspettate che questa sedia molleggia. Niente, oggi sono qua perché volevo aprire con voi il Barbie Magazine con Tommy. Il Barbie Magazine. Per il momento abbiamo trovato solo lui. Siamo alla ricerca di quello col passeggino giallo. Quindi ancora non l'abbiamo trovato. Lui l'ha trovato Papa Luca a Milano, in un'edicola, perché si prende in edicola. Qui da noi non c'è mai nulla. No, vabbè, c'è il mese o due mesi fa, non mi ricordo, c'era quello della pizzeria, il set, però noi abbiamo la pizzeria grande, quindi è inutile anche prenderlo. Sembrava inutile, anche se molto bello, e però c'era arrivato, le barbe arrivano, solo che magari essendo un paesino arriva dopo. E noi lo vediamo subito, quindi ho mandato Papa Luca alla ricerca a Milano, ha girato le varie edicole e alla fine questo l'ha trovato. Bene, inizieremo ad unboxare questo, apriamolo insieme a voi, scarciamoci questa plastica e via. Stavo guardando i messaggi che mi stavano. Prima di andare ad aprire il nostro magazine, volevo fare gli auguri a tutte le donne. Oggi è l'8 marzo, auguri donne! Auguri. L'ore ha drizzato, stai fermo! Buono, il cavalletto si sta per rompere, eh? Mi stai lasciando a piedi, cavalletto caro? T'azzardare, sai che... Comunque, bene. Dopo questo devo comprarmi un altro cavalletto. Comunque, fa nulla per il momento. C'è questo e uso questo. Domani ho messo un'anteprima stamattina. Chi non l'ha ancora vista, vadi subito! Corsa a vederlo, dura poco, 50 secondi è la intro, che andremo a usare domani per il compleanno di Barbie. Domani è il 9 marzo, ragazzi, il compleanno della Barbie! E dobbiamo festeggiarla in modo esulante! Quindi, ci siamo riuniti dei canali insieme e andremo a fare un video. No, beh, non insieme nel senso che ci riuniamo, ci vediamo tutti insieme. Ognuno farà il suo video e poi verrà pubblicato. È una collaborazione. Purtroppo non ci si può vedere fisicamente perché ognuno, uno è di qua, uno è di là, uno è a destra, uno a sinistra, vabbè, comunque. I nomi di chi collaborerà li ho scritti anche nel video. Bene, devo dire altro? No, sì, è vero, prima di andare ad aprire iscrivetevi al canale, mettete like, iniziate a mettere like, perché ora che lo finiamo di aprire poi vi scordate di metterlo e non lo mettete. Ok, io vado a apriamo. Strappo tutto qua, tutto via. Plastico via. Ecco. Che bello rose shocking. Questo potrebbe servire. Mai buttare cartoni. Questo è rosa. Dietro è niente. Però questo è bello rosa shocking della nostra amica Barbie. Potrebbe essere. Niente, basta dopo questo. Allora, andiamo prima a vedere il giornale, no? Allora, il giornale. Mi giro l'obiettivo così non vedete la mia faccia ma vedete solo il giornale. Ragazzuoli, questa è la copertina del giornale, molto bella. E questo è il famoso passeggino che noi dobbiamo trovare assolutamente. È della serie Barbie Skipper, Babysitter Inc. Guardate Skipper, poi c'è Barbie. Ah, quella col vestito in jeans che ha ricevuto Simona, mi sa che lei. Molto molto bello, molto bello. Questa è l'edizione di marzo, mensile, prima di 12,99, rivista più gadget, è del numero 337. Qua troviamo il logo, non il luogo, scusate. Ok, andiamo, iniziamo a
Eccolo qua. Questo è le Barbie dedicate al 60° anniversario. C'è la calciatrice, l'astronauta, quella di volo lì, come si chiama, la pompiera e la presidente. Ma ce ne sono altre del 60° anniversario. Qua vediamo tutto l'indice che c'è. C'è pure un tutorial, molto, uno zainetto per andare in gita insieme. Wow! Guardate che bella, guardate che bella. Andiamo, andiamo avanti. Eccole qua, queste è Barbie Skipper Baby Sweater. C'è il bagnetto, infatti c'è scritto falla al bagnetto. Andiamo a passeggio, e beh, dagli la pappa, ah, mangia la pappa e poi nanna. Mangia la pappa e poi nanna. Lava i gencini e fai i bisognini. Qua lava il gencino e qua fa la cacchetta. Wow, 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 wow. Bello. Poi qua troviamo la storia. Vedete? La storia ve la mando avanti, così se prendete il magazine almeno non vi perdete. Cioè non sapete la storia. Ok, andiamo avanti. Questo è la pizzeria. Sì, la pizza. La pizzeria. Qua c'è, aspetta, sto guardando insieme a voi, per montare la panna si usa, attacca l'adesivo giusto, il gioco, e dove stanno gli adesivi? Beh, saranno dietro, vabbè, qua c'è il gioco, qua crea il tuo stile, se voglio colorare, ah sì, c'è scritto pure qua, che picciu, benissimo, creiamo lo stile, ma qua c'è la soluzione, cici, wow, anche qua bisogna creare lo stile, mamma mia. Ecco, il passo, esercitati qua, vedi? Per fare la mano? Perché le mani sono molto difficili da disegnare. Andiamo avanti. Ah, oh, ecco gli sticker, ragazzi, ve li metto vicini. Usa questi adesivi per giocare a pagina 27. Guarda, guarda che... che bello, guardate questo vestitino, che bello, è la maglietta, mamma mia, oh, guardate qua, buon compleanno Barbie, ah, bello, bellissimo, guardate, ah, questi sono quelli della pizzeria praticamente, però questa è la pizzeria, quella più grande, perché noi, quella che abbiamo noi non ha le patatine, questa pizzeria l'ha unboxata sul canale di Pacchito Magico Collezioni, se volete vederla andate là a vederla, guardate qua, Pacchito Magico Collezionismo, scusate, non collezioni. Guardate qua, tutto colorare, prendete tance matricine e oh, wow, l'armadio. Beh, qua iniziamo a vedere questo. L'armadio di Barbie. Gioca e inventa tanti look diversi per Barbie e le sue amiche, usando gli adesivi che trova al centro. Ah, quegli adesivi vanno qua. Ok, questi adesivi che abbiamo visto qua, si mettono qua alle nostre Barbie. Molto, molto, molto bello. Ah, questo è lo zaino. Ah, ma è lo zaino di Barbie. Guardate ragazzi, c'è un bellissimo tutorial per creare lo zainetto per Barbie. Molto bello, devo dire, molto bello. Guardate che bello che viene. Ma poi tiene questo gancio? Oh, questo forse se lo fanno un po' più lungo, forse così non tiene. Se non metti un bottoncino o uno strappo. Boh, vabbè, se volete lo proviamo a ricreare. Scuola di cucina, oh, panini da chef, wow, ricetta rosa panino, buono, 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 molto buono, buono, gnam, che bravi, mi ha cambiato mano ragazzi, mi faceva male il braccio. Comunque stavo dicendo, l'ha unboxata, l'ha aperta lui e ha fatto vedere come si usa, quindi se volete vederla andate sul suo canale, Pacchito Magico Collezionismo. Andiamo avanti, bella, che bella però, festa sorpresa perché è il compleanno di Barbie.
Allora, qua troviamo Barbie con i cuccioli, Barbie dog sitter. Belli i cucciolini, bello questo, anche questo. Quelli seduti e quelli così, a me non è che mi piacciono molto, anche se sono belli, nel senso che se sono così io li preferisco quando sono in piedi con le due zampe, perché così li puoi fare camminare, così non se sono da soprammobile sembrano. Oh, fa la pipì. No. Questo cosa fa? Fa la cacca? No, mangia il biscotto. Bene, andiamo avanti. Il Barbie è una standard, ha solo le ginocchia che si, come si può vedere qua, guardate, ha solo le ginocchia che si possono piegare come tipo le vecchie fashionistas. Qua ci sono tutte la posta di Barbie. Oh, che bella questa. Molto bella, molto bella. Andiamo a vedere. Ah, qua ci sono tutti i bei disegnini, ma che belli. Guarda, Barbie giardiniere ha fatto. Questa qua. Poi qua Barbie a spasso col cucciolo. Vedi, le zampe del cucciolo sono dritte, perché sennò come fatto da Micaela. Bravissima Micaela. Questa l'ha fatto Emma, pure Emma bravissima. Questa l'ha fatta Aurora, bravissima. Barbie Dreamtopia. Barbie Dreamtopia, mi chiamo Aurora. Bellissima. E questa l'ha fatto Ludovica. Complimenti ragazze, bravissime. Io Ludovica ed io andiamo a scuola insieme. Ah, qua la scuola, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E qua potete fare il vostro disegno, così poi per spedirlo vedi che c'è qua nome e cognome, e potete essere inseriti anche voi nel giornalino di Barbie. Ah, questa è la busta. Via Bracco a Milano. Qua è quiz. Chi festeggia il compleanno questo mese? Ma dai, ma dai, ma non puoi, è Barbie! Barbie, Barbie, Barbie! Lei! Ah! Gli altri ve li fate da soli, eh? Allora, qua altro quiz. Sì, altro quiz. Qua ci sono le soluzioni, ma non le dovete guardare le soluzioni. Oh, mamma mia. Allora, qua ci sono le prossime uscite. Il 5 aprile esce Barbie con la favolosa cuccia per i cagnolini. Bellissima! Questa è bella. Molto bella. Mi sa. Che lo prenderemo, mi sa che lo prenderemo. Poi il 15 marzo, ah sì, questo mese, potete trovare con il castello portagioie Barbie Fantasy, qua un castello portagioie sarà. E poi il 16 marzo Barbie sticker e storie con tanti accessori tra cui scegliere. Ah, c'è frutta e verdura, quello dei cagnolini con lo scivolo, il tavolo con le sedie, molto bellino, però molto piccolino, e la bicicletta, molto molto bella la bicicletta, però a me piace questo qui. Queste sono le prossime uscite, quelle di marzo e quelle di aprile del mese prossimo, che poi tra l'altro ogni uscita faranno vedere le uscite poi. Andiamo all'ultimo. Ma cosa sto vedendo? Allora ragazzi, lui vabbè, ce l'abbiamo, Yuri. Giornalino visto, adesso andiamo ad aprire Tommy. Allora, la confezione vabbè è tutta trasparente, come sempre. Sempre trasparente. Qua c'è Barbie Skipper, perché cambiamo Skipper, è nella serie Skipper Babysitter. Troviamo Skipper e bla 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 varie. Dietro ci sono i due tipi di passeggino, giallo e rosa. Mi piacerebbe giallo perché Ethan è maschio, quindi rosa magari lo prenderò, però per il momento voglio questo per usare nelle puntate. E niente, qua ci sono tutte le avvertenze varie. 0 e 3 anni non va bene per piccole parti, vedete anche voi, qua c'è la palettina, il secchiellino, le scarpine, sono piccole parti che possono essere ingerite ragazzi, quindi non va bene.
Qua vediamo gli additivi poi piccolini. Beh, boh, basta, andiamo a deboxare, sennò qua andiamo via le ore. Andiamo lì a guardare la confezione. Che bene o male sono tutte uguali le confezioni, trasparenti. Niente, non volevo rompere, ma vabbè. Oh là là. Stacchiamo tutto. Oh, guarda. Qua dietro troviamo il parco, perché c'è lo scivolo, ovvio, è uno scivolo. Con la borsetta dei che ti portano dietro le mamme, le babysitter per il bambino piccolino. Anche se Tommy non penso che usi ancora il biberon, però si vede che è uno standard che usano per tutti i babysitter. Poi qua c'è la cameretta. Perché? Perché dico, se qua c'è il parco, le montagne, ci catapultiamo. Dettagli, dettagli, dettagli. Nel cielo trovate le mensole con i libri. Dettagli. Per il resto tutto bene. Qua c'è un boh, si rompe quando lo quindi si dovrebbe tagliare se si vuole utilizzare. È tutto da scrivere. Vabbè. Allora andiamo ad aprire e giro lo schermo così vedete meglio. Adesso giro lo schermo, un attimo di pazienza ragazzi, che c'è questa paletta qua che... Allora esci o no? Vado. Sarà la prima cosa che Alessia perderà. Giro. Ragazzi, questo è quello che si trova nel set. Ok, questo è lo scivolo. La sabbiera, che non c'è sabbia. Io pensavo che c'era la sabbia, ma non c'è. Ci sono castelli finti e orme finte. Vabbè. Dettagli, forse il secchiellino che... Oh, ho fatto un castello. Oh, ne ho fatto un altro. La paletta per raccogliere l'aria. Vedete l'aria? Vieni, aria. E lo scivolo che... Allora, il secchiello è rosa e arancione. La rosa qua è arancione, la vaniglia. Palettina gialla. Lo scivolo è bianco, azzurro e il tettino rosa, che va messo qua. Ci sono due bocchini e l'incavatura qua, vedete, e va inserito qua, se riusciamo, dai che ce la facciamo. Ok, eccolo qua. Poi dopo vi faccio vedere. Poi qua ci abbiamo il Tommy. Allora, il Tommy ha gli occhi azzurri blu, bello, è biondo, molto bello. Ha un vestitino, sì, è tutto uno il vestitino, non si stacca praticamente. Maglietta a strisce arancione, bianco, azzurro, come il secchiellino. Arancione e l'azzurro come qui, come un po' il set, diciamo. I pantaloni mi ricorda molto un tipo jeans, pantaloncini. Le scarpe sono azzurre come il... lo scivolo, biondo l'ho detto, guardate che bello. E i suoi movimenti, eccoli, può stare seduto, alzare le braccia, su. Oh, non vi vedo, mi chiamo nascondino. Giù, dietro, fai questo movimento qua, può fare la mini spaccata, non va giù. Oh, va giù. È molto bello, mi piace molto. Eccolo qua il Tommy. Il vestito ha come sempre lo strappo dietro, il famoso velcro, molto bello. Vediamo se sta in piedi da solo. Mi raccomando, non mi faccia fare figure. Ecco, sta in piedi da solo, bello, molto bello. Sorride trees, un mini can. Bello, molto 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 bello. Le scarpine si tolgono, vediamo. Guardate che belle stivaletti.
C'è la B. B. La B. E qua, qua non c'è niente. Molto bello. Scarpe da tennis, da tipo alte. Molto, molto, molto bello. Adesso andiamo a giocare. Vi faccio vedere che facendo lo scivolo. Ok, andiamo. Pronto? Aspetta, devo alzare le braccia perché sennò mi sa che non... Pronto? La prova, vediamo. E dai. Oh. Si è buttato? Allora, proviamo a scivolarlo così. Yuppi. No. Allora, dritto. Seduto. Yuppi. E vai. E vai. Sì, dai, ci siamo, dai. Forza. Prende, fa le scalini. Ticchi, ticchi, ticchi. Scalini, poi scivola, qua vedete. E poi si mette qua a giocare con la sua sabbia. Sabbia. La sua sabbia in, finta. Non c'è. Secchiellino. E palettino. Allora, ma allora. Ecco qui con la paletta. È un po' duro. No, mi scusi, ma dov'è la sabbia? La sabbia è qua, qua, guarda, guarda. Vabbè, giochiamo con la sabbia noi. Ma non... vabbè, volete? Guardate, guardate la mia sabbia. Vediamo, vediamo, vediamo la sabbia. Quanta sabbia, ma allora no, non si deve riempire così, troppa ne mezza. Prendi in giro? Sì, sì. Stava cadendo. Bene amici, vi ho fatto vedere il magazine. Il magazine e l'accessorio che danno insieme al magazine. Che dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, mettete like. Almeno like per la sabbia che non c'è. Dai, dobbiamo darlo un like per la sabbia che non c'è. E anzi, mi stavo pensando. Hashtag la sabbia che non c'è. Potevano mettere almeno una bustina, dai, farla finta. Perché in sé il gioco è bello. Cioè, hanno fatto una bella cosa. Solo che non ci sta sabbia. Hanno fatto sto sabbia. Almeno non fatelo sabbieno. Non mettete una paletta con il secchiello. Cioè, ma l'ha presa in giro così. Il secchiello, cosa prende? Cosa mette nel secchiello? Scusami, non c'è, non c'è. Vabbè, comunque l'ho presa a parte, deve arrivarmi, l'ho presa su eBay e mi deve arrivare. Poi metteremo noi la sabbia! Ecco, la mettiamo noi! L'ho presa rosa. Quando arriva vi faccio vedere poi come sta con la sabbia. Comunque, almeno, hashtag, la sabbia che non c'è. Se vi è piaciuto il video, like per la sabbia che non c'è. E iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto. Se vi siamo simpatiche, iscrivetevi. Se vi siamo antipatiche, iscrivetevi lo stesso. Tanto cambia niente, un'iscrizione in più, un'iscrizione in meno. E like, l'ho già detto. Attivate la campanella se siete lontane dalle campane della chiesa. Almeno attivate la campanella, sentite l'indondanco quando lo pubblichiamo. E non vi perdete il video di domani delle collaborazioni tra i canali. Andate a vedere il video che ho caricato stamattina, lì vengono fuori tutti i nomi dei canali che hanno aderito a questa iniziativa del compleanno di Barbie. Niente, che dire, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, che domani è il compleanno di Barbie, l'ho già detto 3000 volte. Niente, anzi anche il compleanno di Papà Luca, domani uscì. Lui è un barbo. Che dire, ciao ragazzi, ci vediamo domani al video del compleanno. E poi domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Giovedì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica. Ciao ragazzi!